E questi tutto ufficialmente il porto, tra la mano della montagna, tra voi e la stanzura, si lotta per arrivare alle semifinali scudetto. Grazie, presto. Vabbè, si è riempita la tribuna alla fine. Anche io. Quasi pronti. Va la Catania. Va la Catania. Non vi sento. Va la Catania. Va, da, va, da, va, da. Tutti insieme con la Catania. Le semifinali scudetto. Signori, buon pomeriggio e ben trovati dal Pala Catania, ben trovati su futsaltv.it. Buonasera e buon pomeriggio da Attilio Scuderi. È la gara decisiva, è la gara che apre alle semifinali di Scudetto. È gara 3 tra Meta Catania ed Ecositi Genzano. La gara decisiva dopo che la Meta ha preso il primo sigillo proprio qui al Pala Catania, trascinata dai 2800 spettatori. Con un 7-1 secco ha risposto però Genzano a gara 2 qualche giorno fa con un 4-1 secco davanti alla sua gente. Adesso è gara 3, ancora qui al Pala Catania, ancora con l'entusiasmo di Catania e della sua gente. La Meta ha questo tassello in più, servirà. Genzano è lì, pronta ad andarsi a prendere qualcosa, così come è pronta anche la Meta Catania. Buon pomeriggio a tutti per le grandi emozioni del futsal italiano. Anche oggi buona cornice di pubblico qui al Pala Catania, nonostante la gara in contemporanea tra poco, perché alle 20:30 poi si giocherà anche il playoff di calcio della Serie C con il Catania FC in campo contro l'Atalanta Under 23. E nonostante questo il Pala Catania fa sentire il grande affetto alla Meta Catania con 1800 spettatori. Non c'è sicuramente la stessa cornice della scorsa volta in casa, però è ancora la spinta del Pala Catania forte, importante per la formazione rossoazzurra, che ha un deficit, quello di team. Non ce la fa alla fine il portiere brasiliano dentro Manservigi, ma recupera Dian Luca dal problema muscolare. Soprattutto in casa torna Turmena, levadete la formazione della Meta Catania. Vediamo il roster rossoazzurro con Tornatore, Podda, Silvestri, Pulvirenti, Dian Luca, Salamone, Gaetano Musumeci, Bocao, Turmena, Carmelo Musumeci, Anderson, Manservici e l'allenatore e coach Quanera. Foto di rito anche per Genzano con Mammarella, Osni, Romano, Gastaldo, Pina, De Oliveira, Di Ponto, Bissoni, Fantacele, Lo Cicero, Barra, Luizinho, Pernarella, Pedrigno, allenatore Di Fazio. Tra poco si comincia le scelte da parte di Di Fazio, Mammarella tra i pali, Bissoni, Luizinho, Fantacele e De Oliveira, il quintetto
mentre la meta Catania parte con Tornatore, Silvestri, Carmelo Musumeci, Turmena e Pulvirenti. Si parte, gara 3, vedremo chi andrà a staccare il pass delle semifinali scudetto. La grande sorpresa ieri, la vittoria dell'Ital Service Pesaro contro l'Olympus Roma, sbattuta fuori dalla lotta per lo scudetto, e proprio Meta Catania o Genzano affronteranno l'Ital Service Pesaro nella semifinale scudetto. Intanto gioco fermo perché il pallone ha toccato il viso di Luisinho, pallone rinviato da Silvestri, quindi gioco fermo. Si riparte. Entriamo nel vivo di questa telecronaca, di questo racconto. Turmena che è tornato al gol, però Genzano che ha vinto forte 4-1 in gara 2. La meta sicuramente non ha risposto in maniera veemente a quella che è stata l'onda anomala rosso-azzurra di gara 1. È stata bravissima Genzano fin dai primi minuti a mettere i puntini sulle i e a portare il match proprio a gara 3. Tornatore, c'è la chiusura di Bissoni, poi Luisinho che ha segnato un gol in gara 2, due ne ha fatti di Oliveira. Fantacele contro Silvestri, raddoppio, ringhia Pulvirenti, gli applausi del Pala Catania. Ancora Pulvirenti, ancora la pressione della meta che parte forte, il capitano Musumeci, ancora lui prova a destreggiarsi, ancora contrasto, Silvestri prova la conclusione, Mammarella risponde presente, prima conclusione tra i pali, la parata del numero 1 di Genzano, Luisinho, pallone alto, risponde subito Genzano, gara elettrica, 18:34 da giocare. Sono passati il primo minuto e 30, sempre 0-0 tra Meta Catania e Genzano. Vi ricordiamo che se la gara dovesse finire in parità, spazio ai supplementari, 5 minuti a tempo, e poi se dovesse ancora essere parità, spazio ai calci di rigore al meglio dei 5 penalty. Intanto è entrato Lo Cicero, cambio, Bissoni molto... C'è Pulvirenti che sta giocando in questo ruolo un po' inedito per lui. Intanto riparte Genzano, Fantacella dall'altra parte, Luisinho, Tornatore, risponde il numero uno della meta, prima vera palla gol è di Genzano con la girata di Luisinho e Tornatore è presente. Calcio d'angolo per Genzano, Lo Cicero, ancora la botta, ancora di Luisinho, piede caldo il sinistro del numero 22 di Genzano. Altri cambi per Genzano con Barra che è entrato al posto di De Oliveira, Turmena. Pulvirenti fa il finto pivot, sta lì a combattere. Di fatto ha messo Lo Cicero in marcatura dopo che Bissoni stava soffrendo. Si aiuta ancora col corpo Pulvirenti. Sicuramente scombina un po' quelli che possono essere i piani
di Genzano questo inizio con Pulvirenti che adesso si accomoda in panca, adesso vero pivot Anderson e ritorna Bissoni sul parquet del Pallacatania, proprio lui in anticipo, ma c'è anche Bocao in anticipo, non c'è fallo secondo l'arbitro, occhiataccia di Bocao all'arbitro. Torna in campo anche De Oliveira, Bissoni lo esegno, pressione della meta con Salamone, entrato anche lui sul parquet del Pallacatania assieme al cannoniere rosso-azzurro Michelino Podda, ancora a secco in questi playoff dopo le 22 reti stagionali. Numero di Fantacelle che vola via, poi Bocao va a fermarlo e il fallo adesso è fischiato contro Bocao. Primo fallo della partita, è andato ad opporsi sulla corsa di Fantacelle. Seguiamo lo sviluppo del calcio di punizione, tornatore sistema Salomone in barriera e poi vuole sul palo Anderson, si allontana Fantacelle, pronto Luisinho, corto, Fantacelle non riesce a chiudere verso la porta. Sbagliato il lancio di tornatore verso Anderson. Gara 1 qui al Pallacatania che, come ho raccontato prima, ha visto il dominio assoluto della meta Catania. Attenzione a Fantacelle, va via, secondo palo per Bissoni che non inquadra la porta, la meta sta soffrendo queste accelerate di Fantacelle ma soprattutto i tagli. Primo secondo palo, è già la seconda volta che Genzano prova questo tipo di giocata. Bocao, Anderson non riesce ancora a trattenere il pallone. Luizinho verso De Oliveira, il tocco dietro, si intromette Salomone, Anderson prova a ragionare la meta Catania, Bocao, Podda uno contro uno, va ad affrontare lo Cicero, ancora Podda contro lo Cicero, lo porta via, pallone fuori, Salomone prova la conclusione che viene rimpallata, l'arbitro non ha fischiato la trattenuta di Lo Cicero ai danni di Podda, si lamenta Turmena in panchina. Si riparte col laterale, è entrato anche Pedrigno, maglia numero 30 per Genzano, Lo Cicero, lui che è un ex, bravo Michele Podda a intromettersi, erano pronti ad avventarsi sulla sfera sia lo Cicero che De Oliveira. Rimessa in zona d'attacco ancora per la maglia orange di Genzano. Il tiro cross da parte di Bissoni non trova nessuno. Si ricomincia col possesso per la meta Catania. Tornatore ancora lungo, Anderson anticipato stavolta da Bissoni, era zona pericolo, danger zone, il tiro cross
di Tornatore, dove Anderson diventa pericoloso se pizzica a un metro dalla porta di Mammarella. Calcio d'angolo per la meta Catania. Podda, attenzione ancora, scontri Bocao e Lo Cicero. L'arbitro va a richiamare Bocao. Ancora movimenti, Podda fuori, Salomone rimpallato, ancora Bocao, Anderson, Salomone, Podda, uno contro uno contro Bissoni, lo ferma Bissoni, bravissimo il numero 13 di Genzano che non concede spazi. Podda ci riprova, cerca lo spazio, non lo trova, giocata sbagliata stavolta da parte di Michelino Podda, che però recupera. Poi Tornatore sparacchia via, perde molto la meta Catania senza team. Ha sicuramente grande sicurezza tra i pali con Sebi Tornatore, che però non ha i piedi di Joe Team. La ferma il capitano che è rientrato in campo, Carmelo Musumeci, poi De Oliveira, Pedrinho, la conclusione sporcata da Anderson. Calcio d'angolo per Genzano. Gara tirata, molto equilibrata sul parquet del Palacatania. Serve la scossa. Lo Cicero è Tornatore, mette la sfera in calcio d'angolo, come abbiamo detto precedentemente. Sebi Tornatore è una saracinesca tra i pali. Ancora pallone dentro, riparte la meta, Anderson aspetta Salomone, lo chiude Pedrinho, ma rimane in avanti la meta. Ancora cambi, torna Pulvirenti in questo ruolo trovato da coach Quandara, si mette lì al centro dell'area a dare fastidio come una zanzara. Giovanni Pulvirenti a dare fastidio a Bissoni. Salomone contro De Oliveira, passi diversi, Salomone va via, prova poi il tiro cross, l'ultimo tocco è di Mammarella, calcio d'angolo. Primi sei minuti sono andati via, sempre 0-0, Musumeci la stoppa, la chiude Bissoni, Musumeci con la punta. Mammarella elettrico, c'è il numero uno. Aveva provato ad anticipare il movimento Carmelo Musumeci andando sulla seconda conclusione con la punta, ma Mammarella ha chiuso le gambe. Ancora a profondità Lo Cicero contro Pulvirenti, e questa è la mossa di Di Fazio. Quando entra Pulvirenti mette Lo Cicero sul numero 6 della meta Catania. Intanto ha fatto il suo ingresso anche Romano, è tornato anche Maurizio Silvestri, così come per Genzano c'è anche Barra al centro dell'attacco stavolta. Turmena vola via Pulvirenti nel contrasto con Lo Cicero. In zona d'attacco Genzano, l'anticipo di Tornatore in uscita su Barra. Mammarella verso Barra, Romano, poi di prima la chiude Turmena, poi Luizinho. Adesso non c'è sosta, Musumeci verso Pulvirenti, atterrato. Vediamo la decisione dell'arbitro, non c'è nulla. Ancora occhiataccia stavolta di Carmelo Musumeci a Pulvirenti. Frana a terra
crediamo Barra, se non andiamo errati, che era in è rimasto a terra numero 21 di Genzano. Più che altro è caduto male, crediamo, speriamo non sia nulla di grave per Barra. Ha preso una botta, ma si sta per rialzare. Botta al fianco per Barra che si accomoda in panchina. Torna in campo De Oliveira che ha firmato una doppietta in gara 2 nel 4-1 con cui Genzano ha battuto la meta Catania. Sempre 0-0 il parziale, 7 minuti del primo tempo, ne mancano 13 alla fine. Pallone lungo, Pulvirenti non ci ha creduto, l'aveva trovato con i giri giusti Turmena e Pulvirenti ha provato il colpo di testa, però non è andato cattivo come al suo solito, d'altronde non è la sua specialità. Silvestri, ancora buona partita fino a questo momento di Silvestri. Lo Cicero riesce a recuperare bene su Pulvirenti, poi il pallone sul Romano chiuso da Turmena. Gara molto fisica, molto elettrica, tutte e due le squadre sono sul pezzo, manca il dettaglio fino a questo momento che sblocchi la gara per farla diventare ancora più bella. Lo Cicero, ancora chiusura da parte di Turmena. Ancora Luizinho dalla bandierina, chiusura di Pulvirenti, poi ancora Turmena a mettere in calcio d'angolo. Non riesce a uscire dall'area di rigore la meta adesso. Ancora fuori, ancora Lo Cicero, tornatore. Poi il contrasto, esce fuori Carmelo Musumeci. Silvestri in fallo laterale, Luizinho. Turmena prova la giocata contro Fantacele, va via Turmena, lo chiude Fantacele, rimane in avanti la formazione rossoazzurra. Fuori Musumeci, prova la conclusione ancora laterale, stavolta è la meta che non fa uscire dall'aria Genzano. Movimento, palla inattiva, fuori Musumeci, mette a terra ancora il capitano contro Barra, poi Silvestri dentro, guadagna laterale Pulvirenti. Auto di destra, poi la finta, il velo di Silvestri. Siamo dall'altra parte con Pulvirenti, Musumeci, tacco, Turmena, dialogano bene ancora Pulvirenti nello stretto, si intromette però bene Romano. Poi Silvestri è bravo contro Luizinho, ancora Silvestri con la punta, pallone alto. Si gioca contrasto dopo contrasto, centimetro dopo centimetro, tutte e due le squadre stanno dando vita a una gran partita qui al Pala Catania, sempre 0-0. Rientrato Bocao,
Musumeci lungo verso Pulvirenti. A metà strada si ritrova Mammarella che poi prova su Barra, che però non riesce a controllare bene. C'è cambio, ritorna De Oliveira nel ruolo di pivot, avanza invece sempre petto in fuori Musumeci. Sarà fallo laterale in zona d'attacco ancora per la meta Catania. Boccao, ancora Musumeci, ancora Turmena contro contro De Oliveira. Il tocco di Turmena è arrivato troppo veloce Boccao, poi lo chiude Pulvirenti, fa chiudere l'assist di Luisinho. Salomone, Carmelo Musumeci, ancora Salomone, sbaglia il tocco, non è entrato benissimo Salomone in questa partita, tanti errori per il numero 8 della meta Catania. De Oliveira, gestione ottima della sfera. Arriva Bissone di gran carriera centralmente, ancora per De Oliveira. Fantacele, la meta deve ringhiare perché i giocatori di Genzano hanno grande qualità. Guardate Luizinho cosa va a trovare, ma Boccao non permette di ragionare a De Oliveira. Frandato a terra De Oliveira, ma non c'è stato nulla, almeno da qui non abbiamo visto nulla. Da parte di Boccao va a sincerarsi delle condizioni l'arbitro. De Oliveira chiama e fuori dal campo De Oliveira, quindi non può pretendere nulla per l'arbitro, non c'è niente, si è rialzato. Boccao, palla lunga, Musumeci, intelligentissimo il tocco, non l'ha capito Anderson che però l'ha recuperata, ancora Anderson, due volte Mammarella. Pedrinho, tocco di Barra, intelligentissimo per Fantacele, raddoppio di marcatura, Anderson la va a sradicare, se ne va via. Contro Barra, ancora Anderson, difende il pallone, se l'è portato però fuori. Siamo a metà del primo tempo, sorpassato da 30 secondi, 0-0 tra meta Catania e Genzano. Ne vedremo delle belle sicuramente, la gara è tiratissima. Lo fa capire anche lo score, intanto c'è il fallo di Anderson su Bissoni. Dicevo, lo fa capire anche lo score delle due gare. In gara 1 già al decimo la meta era avanti 3-0, mentre in gara 2 Genzano era già avanti 3-1
e già avevano preso già la striscia le due gare, una in favore della meta, l'altra poi in favore di Genzano. Questa totale equilibrio, 9-10 da giocare, 0-0. Cercano di sbagliare il meno possibile le due squadre. Non riesce a tenere il pallone in campo Carmelo Musumeci. Il laterale sarà per Genzano. De Oliveira contro Bocao. Scontro tra titani. La meglio ancora Bocao, poi tornatore verso Salomone. Pallone esce fuori, Bambarella aveva sbagliato il tempo dell'uscita. Pallone che è terminato al lato. Ancora bolide con le mani di Bambarella verso De Oliveira. Turmena, attenzione, uno contro uno. Fantacele non è messo bene. Turmena, invece Fantacele è bravo a tornare. Poi Bocao, Mammarella, mano aperta, calcio d'angolo. Difficile fare gol da lì a Mammarella. Ci ha provato Bocao, ha risposto presente l'icona italiana del calcio 5. Bocao fuori, Turmena! È impazzito il Pala Catania! È impazzito il Pala Catania! Luis Turmena! Una rasoiata di sinistro! Mammarella non l'ha vista! Una rasoiata! E adesso vediamo la reazione di Genzano. Fantacele, Anderson spazza via. Si accende la partita al Pala Catania. Avevamo detto, bastava un dettaglio dinanzi all'equilibrio. Il gol di Turmena è il 15° gol in campionato, ma ricordiamo è stato fuori quasi 2 mesi e mezzo Luis Turmena. Ha segnato a Genzano, un gran gol, oggi ha avuto lo spazio sinistro pazzesco, l'ha mantenuta bassa all'angolino. Mammarella ha potuto solo guardare. Attenzione al tocco di De Oliveira, l'arbitro fischia il fallo a Turmena al limite dell'area su Fantacele. Al minuto 12 e adesso seguiamo il calcio di punizione pericolosissimo in favore di Genzano, che ha l'opportunità di tornare in partita. Sul pallone Luizinho, muro rosso-azzurro, Anderson, Pulvirenti e Salomone, che adesso si stacca, lo piazza sul palo tornatore che va a coprire il volume dall'altra parte. Luizinho, tornatore col viso a respingere, gioco fermo, 1-0 metà Catania, 7:58 da giocare. Rimane ancora a terra Sebi tornatore, ha parato col viso, non so se abbiamo il replay, lo rivediamo, la botta, no, intanto rivediamo il fallo,
di Turmena al limite. E poi andiamo a rivedere la punizione, se c'è. Non c'è. Intanto entra Manservigi tra i pali, Tornatore ha preso la botta sul viso, ricordiamo che ha avuto anche un problema. Attenzione a De Oliveira, Manservigi è tornato, il fallo adesso fischiato di mano a Pulvirenti, time out per Genzano, si è accesa la sfida, 1-0 meta. Rimaniamo su Genzano. Uno, fammi una carellata, veloce veloce, non si ce la fa. Già c'è, va bene, bravo. Bellissimo questo è bello. No, di chi sta allagando? Cinci, fammi. Cinci. Fammi finire sulla rete, vai, bravo, Cinci, Cinci. Allora, 2-1 si ritorna in campo, torna in campo anche Sebi Tornatore, si è ripreso dalla botta, d'altronde quando calcia Luizinho non arrivano carezze, è proprio lui a riprendere il gioco, proprio lui, rincorsa lunga, vediamo se prova, sì, Tornatore, poi Bocao contro De Oliveira. Rimane in attacco Genzano. Fantacele, Luizinho, pallone alto. 1800 spettatori oggi al Pala Catania. Bissoni, Salomone. Poi la apre bene Mammarella, Fantacele contro Anderson, Luizinho si è divorato il pareggio, clamoroso, era uscito fuori dai pali Tornatore nel tentativo di Anderson di chiudere, Fantacele, Luizinho aveva la porta aperta, ha sparato alto, occasionissima del pareggio per Genzano. Bocao, Bissoni ad anticipare Pulvirenti, poi Fantacele, pallone buttato via sulla pressione della metà Catania, mancano 7 minuti alla fine del primo tempo, sempre 1-0 per la metà Catania, la sbloccata Turmena al minuto 11:30. Tornatore, ancora Turmena, sbaglia Bocao, Luizinho ancora alto, la calcia male ancora una volta. De Oliveira gli concede luce, Bocao, arriva Bissoni, il blocco, ancora De Oliveira, prova a girarsi, Fantacele non riesce a calciare, attenzione, parte il contropiede della meta con Carmelo Musumeci, ancora lui, allarga Bocao, poi prova a chiudere sul secondo palo, è bravo Luizinho, ma riparte ancora Genzano, De Oliveira la calcia, pallone fuori, la partita è bella, si scalda il Pala Catania, rimane a terra Carmelo Musumeci che ha subito un fallo, a terra anche Fantacele,
Siamo solo all'inizio, mi sa tanto. Preparate il casco, preparate l'armatura, perché questa è una di quelle partite che sarà tirata fino alla fine. ...6-0-9 da giocare. Sta uscendo Carmelo Musumeci, ha preso una botta, crediamo che però stia bene il capitano. Non può una partita del genere non avere il capitano della nazionale italiana in campo, è il capitano della meta Catania. Entra Salomone, Podda, Scucchiaia, Silvestri, si intromette, Barra chiude bene. Pulvirenti, tocco Pedrigno ad anticipare Podda, attenzione a Luisinho contro Salomone che lotta bene, ha recuperato dall'imbarazzo iniziale Salomone, Podda non l'ha agganciata a un centimetro da Mammarella, poteva essere lo Cicero, attenzione ai suoi colpi, un altro giocatore importantissimo, anche lui azzurro, gran talento. C'è il fallo da parte di Barra, l'arbitro l'ha detto, non accetto queste cose, hai tirato la maglia. Ricordiamo 4 i falli per la meta Catania, 1 adesso per Genzano, punizione per la formazione rossoazzurra, diceva Lo Cicero, è uno dei grandi talenti italiani. Come Isgro, come Podda, tutti sorretti dalle colonne, come Carmelo Musumeci, il capitano. Adesso l'intervento è da dietro, l'arbitro non fischia, anzi sì, adesso è arrivato il fischio dell'arbitro, l'intervento da Tergo di Barra su Carmelo Musumeci, secondo fallo per Genzano. A 0 meta Catania, mancano 5 minuti alla fine del primo tempo, la decide fino a questo momento Luis Turmena, sinistro secco all'angolino di Mammarella che ha fatto esplodere il pala Catania, giocata bellissima di Turmena. Tornatore preferisce buttarla via, fa bene Pedrigno, la pressione di Podda, la pressione di Pulvirenti, esce bene però Genzano, ancora fallo di Barra su Silvestri e l'arbitro giustamente dice le trattenute non mi piacciono, ha visto allungarsi la maglia ancora una volta, intanto in pieno stile slalom Carmelo Musumeci, poi Lo Cicero prova una giocata su Pulvirenti, non gli riesce, la rimessa in zona d'attacco sarà per la meta e la posizione di Pulvirenti è fastidiosa lì, non è un pivot ma avere un rullo compressore messo lì che non sta mai fermo, una dinamo, non è semplice. La giocata di Pulvirenti per Silvestri che per poco non arriva sul secondo palo. Mammarella non ci sarebbe mai arrivato. Break, Carmelo Musumeci, zona centrale, salta Pedrigno, poi si allunga troppo. Vogliono la punizione su Luisinho che invece
secondo la panchina della meta è saltato via. Attenzione, c'è il giallo per l'allenatore di Genzano, giallo per Di Fazio. Lo Cicero ad andare a anticipare ancora Pulvirenti. Rimane sulla meta Catania. Podda. Vediamo lo schema. Non riesce. Il possesso torna a Genzano. Pronto Luis Turmeda a tornare. Intanto prova nel frattempo a chiudere il triangolo. Petrigno con Fantacele. Non si sono capiti i due. Pulvirenti, vediamo se riesce a girarsi. No, lo Cicero è bravo ancora una volta a intromettersi. L'ultimo tocco è orange, quindi si riprende in favore della maglia rossa-azzurra. Silvestri, Musumeci, ancora Silvestri, auto di destra. Prova a cercare Pulvirenti, lo Cicero lo ferma ancora, buonissima la marcatura di lo Cicero su Pulvirenti. Bissoni aveva grandi difficoltà, ottima scelta da parte di Di Fazio. Anche se non vorrei, attenzione perché si è allungata la maglia di Pulvirenti, gran numero di lo Cicero, Turmeda contro Mammarella, tutto solo, c'è il gol della meta, l'autogol di De Oliveira sulla giocata di Luis Turmeda, è impazzito il Pala Catania. È impazzito il Pala Catania, l'ha buttata dentro De Oliveira, la giocata è stata di Turmeda. De Oliveira per anticipare Musumeci ha messo dentro il 2-0. 3-22 da giocare. Attenzione a De Oliveira che intanto si gira, lo chiude Maurizio Silvestri. Sarà calcio d'angolo. Bissoni dalla bandierina, Silvestri due volte. Rimane in avanti adesso Genzano che è sotto di due gol. E per la meta a ritrovare Luis Turmeda. È una freccia in più anche se Gianluca per esempio fino a questo momento non ha fatto minutaggio. La chiude Silvestri, ancora partita mostruosa di Silvestri fino a questo momento ma brevissimo. Romano, Bissoni, De Oliveira e dall'altra parte Genzano che adesso pressa Fantacele. Turmeda in chiusura, spazza via. 2:44, non si fermano le due squadre, ancora Genzano dall'altra parte, va a difendere la meta Catania, ancora Genzano, ancora De Oliveira, lo chiude di fisico, poi il tiro cross di Fantacele, non ci sono maglie arancioni, si lotta su ogni pallone, la bellezza del futsal, arriva il time out della meta Catania, ci fermiamo anche noi, è 2-0, 2:31 da giocare. Arriva la comunicazione che è stato autorete. Attilio, che è stato Attilio. Ha segnato autorete. Autorete di De Oliveira.
autorete di De Oliveira. Meta Catania 2 e così di Genzano 0. 2 Genzano. 1 Catania. Due dentro, uno dentro. Musumeci riprende il gioco qui al Pala Catania con la meta Catania avanti 2-0. L'1-0 di Turmena, il raddoppio grazie alla giocata di Turmena. Attenzione però alla conclusione di De Oliveira. Dicevo, la giocata di Turmena in contropiede, stava per dare il pallone a botta sicura a Musumeci, si è intromesso in traiettoria De Oliveira che però ha messo il pallone dentro la sua porta. ...120 secondi alla fine del primo tempo. Fantacele. È chiaro che mancano 1000 spettatori qui al Pala Catania, ma si sentono lo stesso i 1800 spettatori. Romano. La giocata di Fantacella ancora per Romano. Bella. Non ci è arrivata. Romano dice sbaglio io. La partita però è aperta, la meta Catania non deve abbassare la guardia perché Genzano è sul pezzo, smanaccia Mammarella in fallo laterale, 1:34. Certo, trovare il terzo gol per la meta all'intervallo non sarebbe male. Anderson lotta, ma Bissoni ancora una volta è un leone. Quando c'è fisico, Bissoni è un gran marcatore, ha sofferto un po' invece nei confronti di Pulvirenti che più che altro è diverso come giocatore, non ti dà punti di riferimento là davanti. Adesso Musumeci cerca di saltare De Oliveira, non ci riesce. Mammarella apre per Fantacele che ha spazio. Fantacele, pallone alto, altra buona occasione per Genzano. La meta aveva lasciato troppa luce. Intanto torna in campo lo Cicero. Musumeci, Bocao. Verticale, c'è il tocco. L'arbitro dice con la pancia. Bissoni non col braccio. Luisinho, lo Cicero. Ancora Bissoni. Ultimi 30 secondi del primo tempo. Quandra vuole ritmo, Luisinho si spazientisce perché non ha giocata. Lo Cicero, Bissoni, Luisinho e poi De Oliveira. L'hanno giocata bene in uscita, però non c'è la mira giusta per Genzano fino a questo momento. A terra Carmelo Musumeci, 18 secondi alla fine del primo tempo, vengono chiamati i sanitari, ma non è nulla di grave. Musumeci sta scherzando anche con l'arbitro. Si rialza. Pronti gli ultimi secondi.
Bocao, Bissoni ad anticipare tutti, De Oliveira fuori, Luisinho ancora alto. Siamo ormai ai titoli di coda del primo tempo. Lo Cicero finisce così la prima frazione, la metà Catania è avanti 2-0 grazie al gol di Turmena che ha aperto le marcature, il raddoppio al 16° e 45 secondi con l'autogol di De Oliveira, partita bella, tirata, la mette avanti 2-0. Adesso ci fermiamo e poi le emozioni del secondo tempo per scoprire chi andrà in semifinale scudetto, chi affronterà l'Italia Service Pesaro.
Marco. Riprendiamo la linea dal Pala Catania per questo secondo tempo, tra poco si comincia, mentre Catania in vantaggio 2-0 grazie ai gol di Turmena e all'autorete di De Oliveira. Parlottano i giocatori di Genzano che devono recuperare due gol in questo secondo tempo se vogliono ancora sperare in quella che è la semifinale scudetto, perché vi ricordiamo questa gara 3 è decisiva e porterà una delle due squadre tra le prime quattro d'Italia, soprattutto già pronto l'accoppiamento, perché Meta Catania o Genzano andranno ad affrontare l'Ital Service Pesaro, che in maniera del tutto inaspettata secondo i pronostici ha battuto ieri a gara 3 l'Olympus Roma. Tutto pronto, Mammarella, Bissoni, Luisinho, Fantacele, De Oliveira, per coach Di Fazio, Tornatore, Silvestri, Turmela, Carmelo, Musumeci e Pulvirenti, le scelte di Quanra in questo inizio di secondo tempo. Fallo laterale, si inizia subito in maniera aggressiva. Musumeci, Pulvirenti, ancora il capitano della meta per Turmena contro Fantacele che non lo molla. Musumeci danza sul pallone, però Genzano sta pressando bene, crea problemi all'uscita, palla al piede da parte della meta, con Tornatore che deve spazzare via. Bissoni, ottima l'uscita del numero 13 di Genzano, arriva Luizinho contro Turmena, calcia Luizinho, calcia alto. Ecco, quello che è mancato a Genzano nel primo tempo è stato proprio questo, tante conclusioni, ma poche volte la mira ha inquadrato i pali di Tornatore. Meta che è stata più cinica, spietata nelle occasioni che le sono capitate, soprattutto con le giocate personali di Luis Turmena. De Oliveira, Silvestri, ancora muro, ancora bravo, ultimo tocco per l'arbitro, ancora di Silvestri, rimane in avanti Genzano. Dopo il break torna a riempirsi la tribuna centrale del Pala Catania, che può occupare 1200 spettatori. La pressione di Turmena su De Oliveira, c'è il fallo, il primo fallo della partita di questo secondo tempo. Luizinho fuori, Fantacele, pallone al lato. Più compassata la Meta Catania, cerca di alzare il ritmo giustamente Genzano che deve recuperare due gol. Fantacele, De Oliveira. Ancora Silvestri in marcatura, ma ancora Fantacele, alimenta a destra per Luizinho. Perde il pallone, lo mette fuori Turmena. Entra Salomone, si allarga Carmelo Musumeci sulla destra. Questo è il quintetto adesso. Silvestri, Salomone, Carmelo Musumeci e Anderson. Per Genzano, Bissoni, Fantacele, Luizinho, De Oliveira, rimangono loro. Numero di De Oliveira,
contro Silvestri, poi al posto di Tornatore c'è Carmelo Musumeci. Molti errori però della meta Catania in questo momento in fase d'uscita. Genzano ha il pallino del gioco. Fantacele dall'altra parte per Bissoni, centralmente fuori De Oliveira. Luisinho, ancora De Oliveira, prova a girarsi, trova però Anderson in chiusura che però butta via e a terra Salomone. Gioco fermo. Non è entrata benissimo la meta in questo secondo tempo. Bissoni, ripreso il gioco, Fantacele arriva con i giri giusti, Musumeci però lo chiude benissimo. Pallone in profondità, in questo momento nella gestione della partita in palla Genzano un po' stancuccia sembra la meta Catania, quindi il filo sottile è lì, riapre Genzano o va sul 3-0 la meta, che sarebbe ossigeno ancora di più per le gambe dei rossoazzurri. Bocao, Pulvirenti ha provato a girarla, non ha inquadrato la porta di Mammarella. Siamo dall'altra parte già, De Oliveira contro Bocao, non passa. Fantacele. Se ne va via, esce bene Tornatore. Che mantiene il possesso, poi lancia lungo, Bissoni in palleggio, evita la pressione di Salomone, è già vicino all'area di rigore Genzano con Fantacele, scarica fuori Luisinho, si intromette però Carmelo Musumeci, poi Salomone lotta contro tutti, lo cicero lo stende, non c'è nulla per l'arbitro, la rimessa laterale sarà ancora per Genzano. Primi cambi anche per Genzano, pronto Romano, pronto Pedrigno, è entrato Lo Cicero, è pronto anche Barra a breve. Romano carica il destro, entra Michele Podda, anche lui è tanto atteso proprio perché è stato una macchina da guerra in campionato. Manca a questi playoff ancora il gol di Michele Podda. Attenzione a Barra, Pulvirenti non lo fa girare, si lamenta con l'arbitro per la maglia allungata. Vabbè che ormai il tessuto stretch va di moda, però Barra tende ad appoggiarsi già nel primo tempo, è successo più volte con l'arbitro che ha fischiato due falli addirittura al numero 21 di Genzano. Bocao intanto, senza saper leggere e scrivere, ha buttato via. Lo Cicero, Pedrigno, ancora una chiusura da parte di Pulvirenti. I primi 5 minuti della ripresa sono andati via, ne mancano 15, la meta Catania è avanti 2-0. Scucchiaia Barra, Carmelo Musumeci fa scorrere il pallone, poi l'ultimo tocco è proprio di Musumeci, sarà calcio d'angolo per Genzano.
c'è Romano sul pallone, fuori per lo Cicero che calcia, mamma mia, è andata fuori di pochissimo, una frustata di destro da parte di Cicciolo Cicero. Pallone che ritorna in possesso di Genzano. Chiusura di Pulvirenti che non permette la giocata a Genzano. Si carica Provvidenza Pulvirenti. 12 gol in stagione per lui. La pressione su Carmelo Musumeci che poi esce. Lo Cicero stava per strappargli via il pallone. Pedrigno, ancora lo Cicero, sbaglia il controllo, la rimessa laterale sarà per la meta Catania. L'arbitro va a richiamare Bissoni e anche la panchina, in questo caso di Genzano, vuole più tranquillità. Fuori il pallone, non ci arriva Anderson per un soffio. Romano, Pedrigno. Ancora lo Cicero, Romano. La chiusura di Michele Pod è efficace e ferma l'azione offensiva di Genzano. Quattordici da giocare, 2-0 meta Catania. Meta che sta cercando di pressare, sta cercando di non far dare giocata utile a Genzano. Si attende il fischio dell'arbitro. Il pallone non va bene, va cambiato. Bissoni. Barra riesce a tenerla in campo e poi prova il numero. C'è Bocao a chiudere. Rimane però in avanti Genzano. La pressione di Anderson, poi quella di Salomone. Barra, Romano, Bissoni numero, mamma mia! Che occasione per Genzano, tornatore uscito alla disperata. Bissoni aveva fatto un numero pazzesco, non ha inquadrato la porta. L'ultimo tocco di tornatore decisivo. Al minuto 7
vicinissimo al gol Genzano. Ancora Bissoni, ancora Tornatore. C'è ancora un'eternità. Luisinho, Tornatore. Adesso stanno bombardando la porta di Tornatore. Ancora Romano, il tiro cross, barra non riesce a mettere il piedone. Esce da questo momento di ambascia la meta Catania, dove Genzano è andata vicinissima a riaprire la partita. Fallo di Anderson secondo l'arbitro su Bissoni. Perde il pallone Barra. Salomone, auto di sinistra contro Romano, si ferma. Poi Podda, numero, il tunnel. C'è il fallo e il giallo per Luisinho. Adesso questo calcio di punizione è interessante, vediamo come lo sfrutterà la meta Catania. Hanno parlottato Bocao, Turmena e Salomone. È possibile che parta Luis Turmena. Sistema la barriera Ser Mammarella. A Romano la finta di Anderson, poi parte Turmena. Mammarella ha messo l'editina con la falangetta, è andato a mettere il pallone sopra la traversa. Ancora Bocao, fuori Salomone, tiro cross strozzato per Mammarella, è un gioco. Poi rilancia, Bocao si intromette, Anderson la controlla, Bocao la difende, la allarga Turmena, ancora Turmena contro Luisinho, appena ammonito, ancora Turmena, c'è il cross dove Mammarella mette in calcio d'angolo, ancora Turmena fuori, Bocao, il pallone è uscito di poco. ...12 minuti alla fine della partita, la mette avanti 2-0, avanza però Genzano, Fantacele, De Oliveira, ancora Fantacele contro Turmena, fermato da Turmena che chiama il pala Catania, Luisinho, De Oliveira si era girato benissimo, non ha inquadrato la porta. Silvestri la spazza via. Luisinho, Bissoni, ancora Luisinho. Ha provato verso De Oliveira, applaude Quanra la pressione dei suoi giocatori.
L'ok di Pulvirenti a Turmena, pronto a rientrare lo Cicero che dà il cambio a Luizinho. Silvestri ancora in anticipo su De Oliveira, che però guadagna adesso spazio, ma ancora Silvestri a chiudere. Attenzione perché c'era Tornatore, Turmena, mamma mia che controllo di Turmena, poi prova a saltare Fantacelle che è bravo a fermarlo, attenzione perché c'è Carmelo Musumeci che allarga per Pulvirenti, Turmena! 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 La meta Catania, sigla il 3-0, è impazzito il pala Catania! Ancora lui, scatenato Turmena, scatenato. L'ha visto in maniera perfetta Pulvirenti e lo ha servito. Il pala Catania è impazzito, 3-0 meta Catania. E credo che tra poco arriverà il power play per Genzano. Attenzione allo Cicero, De Oliveira, non molla Genzano, ancora De Oliveira che fa la foca e poi prova la conclusione. Non inquadra la porta, ma Genzano non molla, la mette avanti 3-0, trascinata da Turmena, assist perfetto di Pulvirenti, ha trovato lo spazio dove nessuno ci pensava, così come l'ha trovato Fantacele, Pedrinho l'ha messa fuori, clamorosa occasione ancora per Genzano. Anche Fantacele cosa aveva trovato? Ancora Genzano, pressione di Silvestri, ma De Oliveira cerca di difenderla. La recupera Pedrinho, la recupera a sua volta Pulvirenti che se ne va via. Pallone per Salomone, la blocca Mammarella che poi vede corridoio per Pedrinho che frana a terra, c'è l'ammonizione per Silvestri. A 0 per la meta Catania, power play si comincia per Genzano con lo Cicero, Fantacele, Bissoni e De Oliveira. La meta è avanti di 3 gol. Turmena è una banca, prendi il pallone, lo metti lì e gol. Ed è stato spietato Luis Turmena. 4 gol in 2 partite già. Luizinho. Lo Cicero. E adesso la danza del power play per Genzano, prova a chiudersi la meta, a difendersi De Oliveira, lo Cicero, Bissoni, Fantacele, ancora De Oliveira, cercano lo spazio, si muovono in maniera ordinata gli uomini di Quandra. Silvestri la intercetta, se ne va via, ancora Silvestri, tutto solo Silvestri, Maurizio Silvestri. È il 4-0 della meta Catania. Sul recupero palla Maurizio Silvestri, accompagnato da Pulvirenti, ha cincischiato fino a quando non l'ha messa dentro, e ha messo dentro un gol che
legittima, una prestazione mostruosa di Silvestri. E intanto time out per Genzano. Le indicazioni di Fazio, le indicazioni di Quandra, 4-0, Parlotta Bocao, il leader anche lui, Parlotta Bocao con Carmelo Musumeci, con Silvestri, con Pulvirenti, con Tornatore. Genzano è pronta a riprendere, è pronta a rimettere ancora power play per cercare una rimonta non impossibile, perché nel futsal ne abbiamo viste di tutti i colori. 9-24 da giocare, ma sicuramente sarebbe pazzesca in questo momento. Ma ci prova Genzano, si difende adesso la meta Catania. Romano, Luisinho, Fantacele, e il Pala Catania diventa un catino pazzesco per la maglia rossa-azzurra. La meta Catania ha una spinta importantissima anche nelle difficoltà, senza team, con Gianluca che non ha fatto un minuto perché è ancora a fastidi dal punto di vista muscolare. Luisinho, spazio, Tornatore, Silvestri, piedone, ancora Maurizio Silvestri. Partita pazzesca di Maurizio Silvestri, non ha mollato un centimetro mai la marcatura all'uomo, e poi è andato a siglare anche il gol del 4-0. Continua ad attaccare adesso Genzano. Romano, attenzione a Luisinho che perde il tempo, Tornatore si intromette, lancia lungo verso Silvestri, Fantacele c'è, c'è anche De Oliveira che deve fermarsi, ma subisce il raddoppio di Bocao e di Silvestri, poi il pallone è uscito, frana a terra Maurizio Silvestri, botta, gioco fermo, 8-06 da giocare, la meta è avanti, 4-0. Luisinho, ci prova Genzano, ancora Bissoni, 8 minuti per Genzano per cercare di dare un minimo di speranza. La conclusione dove c'è ancora Bocao su Luisinho, lo scarico è sempre lì sul secondo palo, anche adesso De Oliveira, Tornatore attentissimo. Romano, Luisinho, pallone per Bissoni che lo gira Luisinho, e poi ancora Tornatore a smanacciare fuori.
Girano bene però il pallone, veloce Genzano, però non ha trovato fino a questo momento lo spazio. Ha trovato anche Tornatore molto attento. Bissoni, Luisinho, Tornatore, poi Fantacele fuori. Altra occasione per Genzano. Tornatore, pallone lungo verso Musumeci, Mammarella, poi la, la smanacciata vicinissima alla quinta rete, la meta, poi De Oliveira, muro Bocao, spazza Anderson. 6:52, scorrono i secondi, ritorna il quintetto difensivo, Pulvirenti, Silvestri, Carmelo Musumeci e Bocao. Continua il power play per Genzano. Lo Cicero, Fantacele, Bissoni, ancora Fantacele, fuori Barra, Bissoni, pallone buttato via. Rifiatano Carmelo Musumeci e Pulvirenti. Tornatore a cercare Anderson. Fallo di Anderson su Bissoni. È il quarto fallo per la meta Catania. Deve stare attenta anche qui la meta perché mancano ancora 6:23. Fantacele, è entrato in campo lo Cicero, attenzione, pallone in mezzo, Pulvirenti, è un colpo da biliardo, palo, vicinissimo al quinto gol, Luisinho ha messo il pallone avanti, attenzione, è già dall'altra parte Genzano che continua a crederci, Bissoni non trova spazio, poi lo Cicero non calcia Genzano. È andata vicinissimo al quinto gol la meta Catania col colpo da biliardo, il piattone di Pulvirenti. Poi Barra, Bocao! Ha provato ancora, pallone fuori. 5:34. Gioco fermo, si deve ricominciare perché la porta era uscita fuori dai, dalla linea. Luisinho. Lo Cicero. Poi ancora il tiro cross di Bissoni. Ci sono i piedoni di Pulvirenti prima e di Silvestri dopo. Calcio d'angolo. Ultimi 5 minuti di gioco, la mette avanti 4-0. Spreca Bissoni, non ci sono compagni sul suo traversone. Musumeci, pressione, il tacco. Lo Cicero. Fantacele. Il cronometro scorre. Ancora Luisinho. È chiaro che la meta Catania dovesse arrivare in semifinale. Attenzione, lo Cicero ancora alto, ancora alle stelle. Altra occasionissima per Genzano. Dicevo, la meta Catania dovesse arrivare in semifinale. Scudetto qua al Pala Catania. Rischia veramente il sold out. E sold out qui significa
quasi 5.000 presenze, un po' come ha fatto registrare la nazionale italiana giocando proprio qui. Non c'è fallo secondo l'arbitro su Anderson, parte Genzano, fantacele, e poi ha sbagliato il gol lo Cicero, clamoroso. Poi ancora Bissoni su Anderson, ha ammonito Bissoni, mancano 4 minuti. Si alza all'urlo del Pala Catania. Musumeci prova a danzare lui, cerca Salomone. Ancora Musumeci, ancora Salomone, la meta mantiene il possesso, scorrono i secondi. Anderson la deve tenere lì il più possibile, la pressione di De Oliveira. La rimessa in zona offensiva e per la meta Catania. 4-0, 3:44 da giocare. I 4 secondi scorrono via. E 36 da giocare, c'è da soffrire fino alla fine. Ancora Luizinho, il pallone per Fantacelle, ancora Luizinho, zona centrale, prova a chiudersi la meta, ancora Luizinho, laterale, Bissoni, c'è ancora Pulvirenti, tornatore, poi prova la conclusione, non riesce a inquadrare la porta. Scorre il crono, le indicazioni di coach Quanara. Si chiude ancora la fase difensiva della meta. De Oliveira non lo molla Salomone. Ancora pallone per Luizinho, area di rigore, fuori Fantacelle, piattone di Bocao. Muro di Bocao. 180 secondi che sono andati via. Adesso sbaglia la misura Bissoni e si avvicina piano piano ai titoli di coda alla meta Catania, piano piano, un passetto alla volta verso le semifinali. Scudetto fermo, adesso si riparte col crono, ma Marella fa suo il pallone. De Oliveira, viene avanti ancora Bissoni, inseguito da Salomone, poi De Oliveira, fuori per lo Cicero, ma è ancora chiusa, è già chiusa la fase difensiva della meta Catania. Luizinho, ancora il tiro cross, ancora la chiusura, poi Carmelo Musumeci lascia andare la sfera, sarà calcio d'angolo per Genzano. 120 secondi. Bissoni ancora verso Romano che non inquadra la porta. Il 5 di Gianluca Silvestri, altra partita mostruosa di Silvestri. Bissoni, gioco di gambe, De Oliveira, pallone per Fantacelle, tornatore in volo plastico a respingere il pallone. In fallo laterale, mancano 2 minuti, 4-0 meta Catania, rumoreggia il Pala Catania per gli ultimi secondi. Luizinho, coach Quanera non molla i suoi, Fantacelle, Bissoni, centralmente Romano, Salomone, Pulvirenti, ma c'è Fantacelle a chiudere la traiettoria, poi ancora Luizinho,
fantacele per De Oliveira, ancora tornatore a toccare la sfera, sarà calcio d'angolo. Riparte la meta, Carmelo Musumeci se ne va via, ancora Musumeci trattiene la sfera, fa passare i secondi, c'è la reazione su De Oliveira che frana a terra. Azione in questo caso di teatro da parte di De Oliveira che viene portato via da Mammarella, si becca infatti il cartellino giallo per simulazione De Oliveira. Pochi secondi, 90, ne mancano 90 alla fine. Attenzione Salomone, viene chiuso sul più bello, rimane a terra il numero 8 della meta Catania, è intervenuto ancora De Oliveira, rimane a terra Salomone perché ha sbattuto la testa sul parquet del Pala Catania. Cominciano i 5 in panchina. Coach Quadra l'ho dato a Gianluca, Gianluca braccia Turmena. Cominciano gli applausi del Pala Catania. 1 minuto e 25 secondi alla fine. Salomone si riaccomoda in panchina. Boccao, palla lunga alla ricerca di Turmena, Bissoni, poi ancora De Oliveira, viene fermato da Anderson. Ci prova Bissoni ma c'è ancora Boccao, poi Turmena danza sulla sfera, se ne va via, scatenato. Cosa ha fatto Turmena? Ancora Turmena! È pazzesco! Etti è planato al Pala Catania e si chiama Luis Turmena! E il 5-0 è la parola fine al match. La meta Catania è in semifinale! La meta Catania è in semifinale scudetto! Mancano 60 secondi! La meta Catania in semifinale scudetto. L'abbraccio di coach Quandra con tornatore che chiama tutto il Pala Catania. Manca poco, ultimi 60 secondi. Romano la chiude ancora Anderson. Attenzione alla conclusione, la Paraman Servigi che scende in campo anche lui, 38 secondi. Manca ormai pochissimo. Il Pala Catania è pronto ad esplodere. Fantacele, Pedrigno, 24 secondi, la chiudono ancora. Boccao e Pulvirenti. Entra Podda, 14 secondi, titoli di coda, la meta Catania è in semifinale scudetto e tra le prime 4 d'Italia andrà ad affrontare l'Ital Service Pesaro, la partita perfetta della meta Catania in un Pala Catania con 1800 spettatori che grida tutta la sua gioia. La formazione rossazzurra batte Genzano per 5-0. L'ET di questa sera è Luis Turmena.
Adesso parola a bordo campo. Non devono passare le persone, no, no. Grande mister. Bravo. E intanto siamo qui a bordo campo, la grande festa della meta Catania. Coach Quanara, una bella soddisfazione. Dai, partiamo dalla gioia finale. Sì, è bellissimo quello che abbiamo fatto e ora qua con lo tifosi è una cosa bellissima. Senti, partita difficile, perché quando già dopo 9 minuti e 30 secondi ancora eravamo 0-0 perché nessuna delle due voleva sbagliare, mancava qualcosa. Oggi Turmena è stato abbastanza invadente, ok, tutta la squadra, ma un giocatore importante. Sì, chiaro, lui è importantissimo, ma credo che no, che è una mancanza di rispetto dire che solo che abbiamo vinto per un giocatore, perché abbiamo fatto tante cose bene in questa eliminatoria, i giocatori hanno dato tutto e credo che siamo molto orgogliosi della squadra. Hai detto bene tu, oggi anche Tornatore, grande partita, senza Gianluca, senza Tim, il capitano, ma tutta la squadra. Ecco, avete creato veramente una grande squadra, oggi essere tra le prime quattro d'Italia è veramente una cosa importante e adesso l'appetito vi è mangiando, no? Sì, sta chiaro che Genzano è una grandissima squadra, sappiamo che era difficilissima l'eliminatoria, ma credo che abbiamo fatto di più nelle tre gare. Quindi sono molto contento di arrivare a semifinale con tanti giocatori vogliando di andare alla finale e bueno, speriamo che andi bene. Senti, quando hai pensato quella posizione di Pulvirenti da falso pivot, ecco, ha dato un po' fastidio anche a loro, loro hanno cambiato la marcatura, prima Bissoni, poi lo Cicero, ecco, quando ci avete pensato?
No, credo che loro alla fine hanno tanti buoni giocatori, ma secondo me anche noi abbiamo tanti buoni, quindi lui ha letto benissimo la partita, ha fatto una grandissima partita come tutti, sono contento per lui. E adesso? Pesaro. E adesso recuperarsi, prima dobbiamo recuperare di questo sforzo grandissimo e speriamo arrivare bene, proviamo a recuperare i giocatori e vediamo cosa succede. Grazie, complimenti a coach Quandra, grazie anche a tutti voi per essere stati con Futsal TV, grazie per le grandi emozioni qui dal Pala Catania. Ribadiamo, la meta Catania ha battuto Genzano 5-0, vola in semifinale Scudetto, affronterà Little Service Pesaro.